Ciao a tutti carissimi amici e bentornati sul canale del Briga. Allora ragazzi, io adesso parleremo seriamente di tutto quello che è successo e sta succedendo in casa Juventus per quanto riguarda gli Agnelli, le dimissioni e tutto quanto. Ne parleremo con, diciamo, più serietà rispetto a quello che è stato il mio trasporto di ieri sera. Se non avete visto il video, guardatevelo magari per farvi due risate, però è chiaro che in questa situazione qui un tifoso avversario non può che essere contento di questa situazione, perché è chiaro che una situazione del genere può sicuramente portare delle difficoltà a tutta la squadra, a tutta la società, senza tener conto di quello che poi potrebbe succedere anche dal punto di vista sportivo, ma questo è un altro discorso. Nel frattempo, ragazzi, come al solito, io vi invito a dare un'occhiata al link che vi lascio tra i commenti per quanto riguarda il discorso maglie, tute, felpe come queste. Ci sono prezzi speciali, visto e considerato che ci sono gli ultimi giorni, insomma, del Black Friday, e quindi, ragazzi, approfittatene perché veramente ne vale la pena. Vi lascio tutto sotto tra i commenti. Allora ragazzi, a me fa un pochino ridere la situazione che si sta venendo a creare, perché sto sentendo tanti juventini, tanta gente che magari mi viene a scrivere o mi dice di qua e di là che praticamente questa situazione non è che una cosa positiva per la Juve, eccetera. Al che io ragazzi, voglio essere sincero, voglio essere onesto, voglio parlare un pochino seriamente. Sinceramente parlando, da quello che io posso sapere da ignorante in materia, perché non voglio fare il professore, dico la mia semplicemente come se stessimo parlando fra amici al bar, ok? Io penso che quando in blocco una dirigenza, compreso il presidente, perché qua stiamo parlando non solo dei dirigenti, stiamo parlando dei dirigenti, degli alti dirigenti della Juve e del suo presidente. Quando in blocco prendono e si dimettono, o magari li hanno fatti dimettere, perché sappiamo tutti che la Juventus è un ramo della Exor, sicuramente una cosa è abbastanza ovvia, e cioè che questa, per come la vedo io, è una sorta di ammissione di colpa, perché se le cose andassero bene, se tutto va come deve andare, non c'è motivo di prendere in blocco una dirigenza e sostituirla e cambiarla e farla dimettere. È successo evidentemente qualcosa di veramente molto, ma molto grosso, che ha portato quindi la dirigenza e il presidente, continuo a sottolineare, a dimettersi. Quindi questa, per come la vedo io, è un'ammissione di colpa a tutti gli effetti. Chiaramente loro sanno perfettamente, meglio di noi, che quando ci sono queste situazioni è meglio dimettersi proprio dal punto di vista legale, perché è chiaro che poi determinate cose non le puoi più nemmeno, diciamo, fare se la persona non ha più, non svolge più il suo ruolo all'interno della società, e quindi questo è un modo per limitare i danni. Quindi queste sono le due certezze che a me nessuno mi toglie dalla testa. Quindi da questo punto di vista penso che la situazione è questa qua. Ecco perché a me poi fa sorridere quando io sento dire, come al solito, mi ha scritto uno ieri, come al solito non ci avete capito niente. No, ci abbiamo capito, e come. In questo momento qua, questo non è un buon momento per la Juve. Questo non è un buon momento per i tifosi juventini, perché io da tifoso milanista, nel momento in cui ho visto che il presidente Agnelli, Nedved, arriva bene, come si chiamiete, tutta quanta la dirigenza della Juve hanno, diciamo, si sono dimessi, ragazzi, questo è un terremoto a tutti gli effetti, è un qualcosa di clamoroso, è un qualcosa che sinceramente non ricordo, sia mai successa una cosa di questa portata, tutti quanti insieme, così come un fulmine a ciel sereno. Quindi
Questa è la dimostrazione che tutte le volte che noi vi abbiamo detto, che io, che il sottoscritto vi ha detto che la situazione della Juve era questa qua, che la gravità di quello che stava succedendo poteva portare a delle situazioni di questo tipo, si sta rivelando esattamente così. Perché poi tutti quelli che si fanno grossi, si fanno grandi della Exor, della proprietà della Juve, degli Elkan che comandano, che fanno questo e fanno quest'altro, devono capire che se hanno deciso di far sì che tutta la dirigenza si dimettesse è esattamente per quello che ho sempre detto, e cioè che una proprietà non può sempre ogni anno ripianare di 2, 3, 400 milioni un anno, di 2, 3, 400 milioni il secondo, di 2, 3, 400 milioni il terzo. Arriva a un certo punto e dice: ragazzi, fermi, fermi tutti, adesso facciamo come dico io, e quindi le cose cambiano. Quindi questa è la situazione. Che poi magari una nuova gestione della nuova dirigenza, di quelli che saranno gli uomini messi a capo della Juventus, porterà dei frutti proprio dal punto di vista economico, dal punto di vista gestionale, esattamente come ha fatto il Milan, tanto di cappello, ragazzi. Non è questo il punto. Il punto è che sicuramente in una situazione del genere non c'è assolutamente niente di positivo. Adesso fate finta che voi prendete il vostro smartphone, andate sulla vostra sulla su, 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 sui vostre sui vostri quali sono i siti che andate sempre a visitare, vedete le notizie sportive eccetera, gli date un'occhiata e leggete: di colpo si sono dimessi al Milan Scaroni, Maldini, Gazidis, diciamo Gazidis anche se ormai è un ex dirigente del Milan, Massara, tutti i dirigenti del Milan in blocco si sono dimessi. Mi dite voi che cosa ci vedete di positivo, che cosa ci vedete di futuribile in questa situazione? Assolutamente niente. Quindi non prendiamoci per il culo, questa è una situazione gravissima e ripeto, non stiamo tenendo conto di quello che poi potrebbe succedere dal punto di vista sportivo, dal punto di vista non solo sportivo ma anche penale, perché qua si parla di falsi in bilancio, di cose che vi abbiamo sempre detto, che vi ho sempre detto. Vi ho sempre detto che le plusvalenze gonfiate ogni anno, per una volta si può chiudere un occhio, per due volte, per tre volte, poi la cosa inizia a puzzare davvero, perché qua si parla di decine, di centinaia di milioni di euro. Quindi quando la povera gente viene magari tartassata dalle tasse per una 100 euro, per una 200 euro, che non si riesce magari a fare, a gestire, qua si parla di centinaia di milioni di euro. Quindi le cose sono molto ma molto grosse. E non sappiamo quindi da questo punto di vista che cosa succederà alla Juve. Sinceramente da questo punto di vista mi preoccupo poco. Non mi interessa che la Juventus paghi le conseguenze sul campo. Certo, mi farebbe piacere, perché chi sbaglia deve pagare. Quindi da questo punto di vista mi sembra una cosa abbastanza ovvia e scontata. Però quello che voglio dire è che ormai la cosa bella di questa situazione qua è esattamente quello che vi ho sempre detto, e cioè che la fama della Juventus ormai la precede. Tutti quanti, quando parlano di Juventus, sanno di cosa si tratta, perché questa è la realtà, che vi piaccia o no. A me dispiace anche per i tifosi della Juve, che da un certo punto di vista sono anche quasi parte lesa in questa situazione qua, sono quelli che soffrono in questa situazione qua, però certo è che hanno goduto di situazioni che non erano giuste, che andavano fatte in maniera diversa, invece loro hanno potuto fare quelli porci comodi loro come se nulla fosse, vincere, stravincere, facendo questo e quest'altro, sistemando questo o quell'altro bilancio, gonfiando questo o quell'altra plusvalenza per ottenere i risultati sportivi. Questa è la realtà dei fatti. Quindi, ripeto, le cose sono molto ma molto gravi.
E sono quelle che sono date a sapere per noi, a sapersi per noi. Quindi stiamo parlando veramente, diciamo, forse della punta dell'iceberg. Non sappiamo che cosa c'è sotto, perché ragazzi, quello che è successo non è una cosa che succede tutti i giorni. Quindi non c'è assolutamente niente per gli juventini di essere felici e contenti. È chiaro che una gestione sportiva ed economica come quella degli ultimi anni della Juve era fallimentare, l'abbiamo sempre detto, vi ho sempre detto che non era quello il modo di uscirne, di andare a prendere gente ultra trentenne che magari percepiva uno stipendio enorme per vincere subito, non è quello il modo di ritornare al vertice, bisognava resettare, bisognava semplicemente imitare il Milan. Imitare il Milan di Elliot, perché Elliot ha fatto esattamente questo con il Milan, ha resettato, ha sistemato i conti, ha fatto in modo che il Milan diventasse una squadra sostenibile, giovane, futuribile e ha avuto anche i risultati sportivi, senza uno stadio di proprietà. Quindi per la Juventus uscirsene da questa situazione non doveva essere nemmeno molto difficile, visto che ha la possibilità di guadagnare soldi che in questo momento noi del Milan o dell'Inter o di qualunque altra squadra italiana non abbiamo. Quindi ragazzi, la situazione è questa. Fa veramente scalpore quello che è successo. Gente come Nedved o come Arrivabene, se non hanno fatto il loro dovere dal punto di vista lavorativo, poteva essere sostituita serenamente con altra gente magari più capace, senza fare questo tipo di uscita così clamorosa. Quindi, se questo è successo, è evidentemente successo perché la situazione è molto, ma molto grave. Ed è, ripeto, quello solo ed esclusivamente per quello che sappiamo. Quindi, ragazzi, non c'è veramente niente di cui essere felici e contenti. Vedremo questa situazione qua che sviluppi avrà, perché è arrivato il momento, insomma, è anche arrivato il momento di farla finita con tutto quello che riguarda i sotterfugi, i brogli, le magagne di questa società che veramente hanno stufato sotto tutti i punti di vista. Se andiamo indietro nel tempo, abbiamo vissuto Calciopoli, abbiamo vissuto gli scandali della farmacia dentro Vinovo, abbiamo vissuto la situazione di Suarez imbarazzante, abbiamo vissuto le plusvalenze, abbiamo vissuto il discorso legato ai bilanci falsi. Ragazzi, onestamente, fatela finita, cercate di fare qualcosa di lineare, perché non è vincere l'unica cosa che conta, vincere è l'unica cosa che conta. Virgola, facendolo nel modo giusto, facendolo nel modo onesto, non vincere l'unica cosa che conta, azzaraffè, a dar ben perché. Cioè, parliamoci chiaro, Wagner, parliamoci chiaro. E questo è tutto, ragazzi, quindi poca ironia, fate poco i sapientoni, la situazione è questa. La situazione è questa qua e vedremo un po' che cosa, come ne uscirà la Juventus e i suoi tifosi, insomma. Ragazzi, questo è quanto. Iscrivetevi al canale del Briga, lasciate un like, condividete questo video se vi è piaciuto, se lo volete far conoscere, fatelo, condividetelo senza alcun problema. Se poi avete anche voglia di sostenere questo canale, cliccate il tasto grazie o magari abbonatevi. Ragazzi, vi voglio bene, forza lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai, ciao a tutti.